Nuovo scatto in avanti della Gioiese nei confronti delle inseguitrici, anche in virtù del gol segnato in finale di partita contro la Morrone di Cosenza in trasferta con il gol, dicevamo, di Beccaui. Un 1-0 che porta la squadra regina a 50 punti e quindi ben tornano ad essere 9 i punti di distacco sulla seconda in classifica che in pratica si è annullata nel scontro diretto contro la Reggio Mediterranea, lo Scalea appunto, che non è andato al di là dell'1-1 proprio contro la squadra regina, e quindi sono 9 di nuovo i punti. Ne approfitta in questa occasione la Promosport, che battendo per 3-1 la Paolana si riporta in terza posizione in classifica, avvicinandosi appunto al secondo posto dello Scalea. E allora un campionato, dicevamo, la Gioiese che sta continuando a gestire con buona lena, con buoni risultati, anche in attesa di quello che sarà mercoledì prossimo l'incontro contro l'incontro di Coppa Italia Nazionale, la prima partita di Coppa Italia Nazionale, l'andata contro la nuova Igea Virtus di Barcellona, Pozzo di Gotto, la squadra siciliana. E quindi Graziano Nocera tenterà adesso di dedicarsi con più attenzione proprio a questa possibilità, non tanto per la promozione diretta, perché poi le squadre che andranno avanti nella Coppa potrebbero addirittura essere promosse nel campionato superiore, ma anche per il prestigio di fare un buon campionato, sempre fermo restando che vincere il proprio campionato consente l'ammissione alla Serie D. Per il resto del fronte, la vittoria del Brancaleone, dicevamo, sull'Isola Capo Rizzuto, un Brancaleone che a questo punto entra di diritto nelle prime 5, a 35 punti, stacca proprio l'Isola Capo Rizzuto di 3 punti ed entra nella possibilità di giocarsi appunto i playoff. In questo momento lo farebbe con lo Scalea, che è avanti di 6 punti. Il Cersale vince con un secco 4-0 sul Gioiosa Ionica e risale in classifica, quantomeno avvicinandosi alla Paolana appunto, che ha 22 punti, e allo stesso Gioiosa Ionica che ne ha 23, quindi potendo accarezzare ancora l'idea della squadra catanzarese di poter disputare un play-out. In questo momento lo dovrebbe fare certamente, però lo dovrebbe fare contro il Gallico Catona in trasferta. Dovesse risalire ancora un punticino, potrebbe sperare di giocarselo in casa. Gallico Catona appunto che è riuscito tranquillamente a vincere, come dicevamo, la sua partita contro l'ultimo in classifica, il Città di Acri, per 4-0. In ultimo segnaliamo ancora un risultato positivo per la squadra di Umberto Scorrano, il Soriano, che pareggia 1-1 contro il Bocale, tutto nel primo tempo, i gol di questa partita: Greco sul rigore per il Soriano, Triolo per quanto riguarda il Bocale al 41esimo. E da definire alla fine la vittoria del Rende contro la Stilo Monasterace, vittoria in trasferta della squadra cosentina, che in pratica ha sbrigato la pratica nei primi 19 minuti quando si è portato sul 3-0, poi non c'è stato più nulla da fare per il tentativo di rimonta del Stilo Monasterace.